ci metto la faccia per un attimo, non mi strilleranno. Sono il presidente della Save the Dreams Ollus. E oggi cosa stiamo facendo? Siamo qui con un gruppo di amici perché è la prima di una, speriamo, corta, cortissima serie di nostri interventi di aiuti umanitari e in particolare alimentari in questo momento per i nostri fratelli dell'Ucraina. La popolazione dell'Ucraina che è la vera vittima di questo conflitto bellico assurdo. Come potete vedere abbiamo fatto una spesa con le prime necessità e su indicazione degli amici dei fratelli della Basilica di Santa Sofia o della Chiesa Ucraina a Roma. E porteremo questi beni di prima necessità, sono tutti beni a lunga conservazione e facilmente consumabili, che non hanno bisogno, per capirci, di essere cucinati in qualche maniera, possono essere subito distribuiti. Partiranno dei tir venerdì, sabato, dalla Basilica di Santa Sofia in direzione dell'Ucraina, speriamo riescano ad arrivare oltre confine ed essere distribuiti alle popolazioni che sono all'immediato ridosso e che stanno cercando di rimanere in quel paese. Altrimenti, se si potranno fermare prima, speriamo, veramente confidiamo nel Signore che arrivino a destinazione comunque per sfamare chi ne ha bisogno in questo momento. Grazie a voi, grazie per il vostro contributo, ci faremo sicuramente sentire, organizzeremo una raccolta fondi anche per inviare medicinali e altri beni di prima necessità al conto corrente che vedete qua in sovraimpressione. Potete contribuire indicando emergenza Ucraina, semplicemente questa è la cosa. Grazie davvero di cuore. Dice che costantemente partono da qui dei tir, ce n'è uno laggiù, non so se si riesce a vedere. E fino a Leopoli sono riusciti ad arrivare per il momento. Qui la chiesa è stracolma, in tutti i locali parrocchiali, chiamiamoli così, della chiesa. Dicevo, quindi i tir partono quasi giornalmente, arrivano a Leopoli. Dopodiché a Leopoli riescono a distribuire il carico su furgoni più piccoli per arrivare nelle città limitrofe. A Kiev è impossibile arrivare perché c'è un assedio molto forte. E distribuiscono quindi su questi furgoncini e per lo più vengono scortati dall'esercito ucraino fino ai posti di distribuzione veri e propri. Quindi ci hanno anche detto che abbiamo ben fatto. Sì, tutto confezionato.